Bentornati amici di Obiettivo News e innanzitutto buon 2023. Ci ritroviamo qui con un anno nuovo, con tante novità come vi avevamo promesso alla fine dello scorso anno. Iniziamo quest'oggi con un nuovo format, un format dal titolo Due quattro ruote passione motori. Perché questo format? Perché il territorio canavesano è risaputo essere terra di piloti che hanno fatto la storia e stanno facendo la storia del motociclismo e dell'automobilismo in tutte le discipline. Abbiamo avuto la fortuna quest'anno di avere un canavesano, campione del mondo della MotoGP, Pecco Bagnaia di Chivasso, ma tanti altri piloti stanno cercando di emergere nelle proprie discipline e nei campionati, anche nei campionati minori. Iniziamo oggi con una disciplina molto tecnica, molto difficile, che è il trial, dove la differenza la fa innanzitutto il pilota. Abbiamo qui con noi il presidente del Valli del Canavese Trial Team, Vannic Zappulli, che ci illustrerà, ci addentreremo all'interno di questa disciplina. Ciao Vanni e benvenuto. Ciao Arianna, ciao a tutti, buona giornata, buon anno, buon tutto. Il trial, l'associazione Valli del Canavese Trial Team nasce quando nasce e cosa ha fatto in tutti questi anni? È nata nel 1978 da una costola del motoclub di Pinerolo. Gli appassionati porgnatesi, Paolo, Giovanni, Gianfranco, hanno deciso di creare un loro motoclub, il Valli del Canavese. Valli del Canavese, dove ha avuto negli anni a venire, nell'81, scusate se ogni tanto la memoria mi. Nell'81 c'è stata una delle più belle gare di campionato del mondo. Appartengono per la carità all'altro secolo, però ancora adesso i vecchi veterani ne parlano ancora. Fu fatta nella collina di Belmonte, un po' ovunque. Cosa che adesso una gara di campionato mondiale non sarebbe possibile in quel modo lì, anche perché sono cambiate tante cose. Ad esempio, oramai il parco di Belmonte è un sacro monte. Dopo, nell'82 è uscita la legge, nell'82, che non dico che penalizzava, ma regolamentava il traffico motociclistico. E poi niente, parlo del passato, io non facevo trial, io sono andato solo a cercarmi le vecchie riviste per sapere, per conoscenza. Hanno fatto dei campionati italiani cadetti a Canischio, una gara su a Forno, al Mulino Val. E dopo gli anni bellissimi c'è stato un po' di oblio, si sono persi un po'. Il motoclub è sempre esistito, grazie alla tenacia di 3-4 soci che si autofinanziavano pur di tenerlo aperto. Poi nel 2002, sì, nel 2002, così anche forse per scherzo, forse per scherzo, ho deciso di avevo iniziato, beh, io ritorno un attimo indietro, scusate. Nel 98-97 mi sono avvicinato anch'io al trial con grandi difficoltà, perché ero un normalissimo mototurista, un endurista, con immense difficoltà. Tutto quello che pensavo di sapere ad andare in moto, col trial ho proprio dimenticato tutto. Cioè, quando uno fa trial, quando va in moto, va in moto. Sono due mondi completamente diversi. Nel 2000 ho fatto anch'io la mia prima licenza, con scarsi risultati. Però mi piaceva fare trial. Il nostro canavese e anche le nostre montagne sono perfette per questa disciplina. Nel 2002 ho iniziato a essere presidente, con l'aiuto anche dei veterani, di nuovi ragazzi, di nuovi amici che sono entrati nel motoclub. E abbiamo iniziato a valorizzare anche i posti che avevamo, perché c'erano ma non erano valorizzati, erano, diciamo, tutta una cosa un po' scura. Pur di non farsi vedere, perché comunque poi le multe fioccavano. Però abbiamo iniziato già lì a lavorare per regolamentare alcuni spazi. E anche con gli amici di campo canavese abbiamo lavorato insieme. Abbiamo iniziato a fare qualche piccola gara nel 2004, un campionato italiano d'epoca. Nel 2005 abbiamo fatto una bellissima prova di Master Beta sulla Castelnuovo Nigra, e con ospite un campione del mondo, Kenichi Kuroyama.
stato 3 giorni qua in Canavese, gli abbiamo fatto vedere il nostro Canavese, soprattutto le parti alte. Nel 2006 il Master Beta Borgiallo, e lì ci ha veramente messi come nell'ambito nazionale come ottimi organizzatori. Vari campionati regionali. Nel 2008 abbiamo fatto un campionato regionale a Quarnier, al mio paese, anche con l'ottima collaborazione degli amministratori che c'erano in quel periodo lì, e fu il nostro banco di prova, perché nel 2009 c'è stato un po' di cambiamento anche nel motoclub. Alcuni amici si sono allontanati, sono fatti il loro motoclub, noi siamo rimasti il Valli e abbiamo fatto la nostra gara di campionato italiano a Quarnier. A Quarnier, anche lì, anche se sono passati 14 anni, gli addetti ai lavori se la ricordano molto molto bene, sia per la location, il posto, Campore. Campore è il paradiso del trial, sia per i più piccini che i più grandi. Adesso, ecco, dopo il 2009 abbiamo ancora fatto dei raduni nazionali, sempre per la promozione, per ragazzi che volevano iniziare. Nel 2012 una bella chicca è stata la gara Ceresole. Dopo anni e anni che a Ceresole mancava il trial, siamo ritornati su. Poi nel 2014 ancora un po' di cose, l'ultima gara è stata fatta nel 2017 sempre a Quarnier, e beh, lì, grazie agli amministratori che c'erano, me compreso. E niente, poi adesso come gare siamo un attimino tranquilli, perché tutti stiamo invecchiando. Però fate molta scuola. Sì, allora, il trial, diciamo che è una disciplina che si adegua e adatta anche ai bambini più piccoli, sino ad arrivare a quando le condizioni fisiche di una persona lo consentono. Quindi è aperta a tutti. Sì. E le persone, i bambini che sono interessati ad avvicinarsi al mondo del motociclismo e del trial possono rivolgersi al vostro club. Al nostro motoclub, dove ci siamo io, c'è anche il mio amico, c'è anche Angelo, c'è Maverick che ricordiamo, facciamo che il motoclub è tesserato con la Federazione Motociclistica. Federazione Motociclistica, sì, noi non ci siamo mai. Allora, abbiamo fatto un'eccezione, ma per le biciclette. Ah sì, perché comunque. Trial è anche bici. Trial è anche bici, sempre by trial. Ecco, abbiamo anche qualche pilota di enduro, ma spostiamoci sul by trial. Sono 2 anni che sotto la regia di Roberto Beroggio ad Alpette si sta facendo 2 gare di campionato italiano by trial, e lì ci siamo spostati con l'affiliazione WISP. Ma come motociclismo noi siamo fedelissimi alla federazione. Tanti anche i campioni che il Valli del Canavese sforna ogni anno. Quest'anno infatti un giovane campione italiano. Il giovane campione italiano è Francesco Titli. Quest'anno correrà nella TR2 e perciò ha cambiato anche marca di moto, è molto stimolato, ha fatto uno stage. È anche un bravo meccanico. Sì, no, sono bravissimo, e il motoclub speriamo di continuare la collaborazione insieme. E non solo trial, no, anche enduro, ci sono tanti tesserati del Valli del Canavese che praticano enduro estremo, sì. Come Andrea Crisapulli, non a caso tuo nipote, o Michele Beltritti che ha partecipato all'Enzebering Rodeo del 2022. Sì, Andrea quest'anno ha fatto una prova di mondiale giù all'Abetone, e per una leggerezza ha mancato il podio sulla sua categoria di un mondiale. Sì, mio nipotino ha la manina molto, molto potente. E Beltritti ha partecipato alla gara, diciamo, di enduro estremo più estrema del sì, mondo. La gara regina dell'estremo. E ne è uscito su mille partecipanti. Adesso non ricordo quanto si è piazzato, ma si è piazzato bene. Sì. Ma soprattutto è arrivata alla fine. Perché tanti comunque non ci arrivano, vuoi con un guasto meccanico, vuoi che cedimento fisico. Michele, che è un mezzo gladiatore, è arrivato alla fine. Quest'anno si è aggiunto anche Giovanni Truccano, un Truccano con la licenza d'enduro. Abbiamo parecchi amici liguri anche che sono tesserati per simpatia col Valli del Canavese. Perché scegliere il trial? Perché?
Perché è uno sport un po' particolare, se non hai quella vena un po' particolare non ti avvicini neanche al trial, perché c'è un motivo, cioè non ce n'è nessuno, perché piace, perché ti dà proprio la possibilità di stare a contatto con la natura. Se a volte sei su tranquillo, sei seduto, senti solo i grilli, cerchi di non disturbare animali, è tecnica, è tecnica, il trial è... E potenza, sì, potenza quando devi saltare su una volta, sugli ostacoloni, ma c'è chi lo fa, però è tanta tecnica, cioè, a volte ti rilassa proprio, quelle volte che si riescono Sì, quindi un mix a... tra adrenalina, perché comunque l'adrenalina quando fai Sì. determinati salti o determinate performance ovviamente c'è, ma è anche molto più riflessivo, cioè nel senso devi pensare a Sì. cosa stai per fare. Certo. Da quando parliamo di gara o anche sul passaggio quando esci il sabato, devi guardare bene. Allora, nel trio non devi mettere i piedi. Cioè, quando fai quei chilometri che hai messo pochissimi piedi, wow, bravo, bravo. Perché comunque è tecnica, a volte devi proprio accarezzare la pietra. Cioè, E quale e che differenza fa la moto? Ma io sono sempre dell'idea che c'è quella moto che va un pizzichino di più, quella che va un po' meglio lì, ma le moto, bene o male, sono tutte uguali. Quindi la Cioè, differenza è c'è proprio vero un... che la fa il pilota. Sì, pilota. Sì, ma ad esempio, può sembrare banale, ma con tutto rispetto per gli altri sport, no, togliamo l'enduro estremo, perché anche lì oramai c'è tantissima tecnica, ma... Una gara su asfalto, una gara di, non dico di mondiale, un campionato italiano, un CIV. Salgo sulla moto, arriverò ultimo, mi doppieranno 20 volte, 20 volte, ma arrivo in fondo. Una gara di cross, arriverò ultimo, mi doppiano 30 volte, ma arrivo in fondo. Una gara di trial, cioè o lo sai fare o non arrivi. Certo. Assolutamente. Parliamo di livelli alti. E quella è la differenza, perché il trial è uno sport a sé. Come dicevo prima, una cosa quando vai in moto, una cosa quando fai trial. Quando fai trial, fai trial. Quello che ne so, che con l'enduro devi andare via di potenza, col trial a volte chiudi il gas e vai via di tecnica. E tecnica, tanta tecnica. Poi, ripeto, sei lì sopra, tranquillo. Poi, ripeto, il nostro canavese offre dei passaggi bellissimi. E ritornando un po' indietro, giusto per essere, noi qua in Canavese abbiamo molti sentieri e aree dove poter fare trial tranquillamente senza essere sanzionati. Anche lì un grande lavoro di Tony, di Marco, c'è anche un po' di mio. E per ottenere tutto questo percorso, questi percorsi dove poter stare tranquilli, senza disturbare, senza... E lì arriviamo su ai 1600 di mare, poi Sì, abbiamo alle delle vallate che si prestano canzoni. molto. Assolutamente, da Forno a venire qua, Borgiallo. Poi normalmente cerchiamo sempre di scegliere sentieri che l'utente comune non sa nemmeno che esistano. Sì, quindi anche una riscoperta del Assolutamente. parco sentieristico presente sul territorio. Sì. Lì ci pensa Antonio che è uno scout, andare a recuperare i sentieri, si Quindi anche una parte. pulizia comunque, Sì. a mantenere una pulizia dei sentieri. Qualche sabato si parte armati di motoseghe, non dico di soffiatore, ma armati di motoseghe di buona volontà per andare a riaprire i sentieri che il maltempo ha chiuso. Diciamo che ci mettiamo anche del nostro, anche sul sociale ci muoviamo, non solo, non aspettiamo che qualcuno lo faccia, noi Lo siamo quel fate. qualcuno siamo noi. Quindi amici di Obiettivo News, se volete avvicinarvi al trial o avete dei figli che vogliono iniziare a farlo, potete contattare il Valli del Canavese Trial Team e
e noi ci vediamo ad una prossima puntata dove affronteremo un'altra disciplina e conosceremo degli altri personaggi. Grazie e a presto. Ciao ciao.